queste sono le Altra Outroad e rappresentano la convergenza tra le scarpe da strada e le scarpe da trail. Altra, azienda americana che di fatto è molto conosciuta nel mercato trail, in realtà vende 10 volte di più scarpe da strada, e queste scarpe sono secondo me davvero molto utili in questo periodo autunnale, durante il quale tra l'altro io ho avuto la fortuna di compiere 50 anni e oggi mi bevo un Moët Chandon per festeggiare. Ma per capire quanto questa scarpa sia ottima partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 295 grammi drop zero che utilizza la tecnologia dell'intersuola Ego e di fatto ha una convergenza, come già dicevo, tra trail e scarpe da strada. Chiaramente Altra ha una quota di mercato importantissima nel trail e ovviamente si sta lanciando sempre di più anche sulla strada. Questo è stato un regalo anticipato di 2 mesi da parte di Altra. Prima di capire perché questa scarpa è eccezionale e quali sono le caratteristiche della scarpa stessa, lascio la parola al capo mondiale di Altra che ci racconta quali sono le strategie. There's a tremendous amount of really, really good brands that are in the marketplace now. What I think is most important is that we provide uniqueness and perhaps diversity in the different products for the consumers, right? Because there's no one product that is appropriate for every runner that's out there, right? But what we know and what we stand for is something that's very unique and very different, and we think more applicable to more consumers as we continue to grow. But it has to be based in innovation and staying within the foundation of what the brand's origins were all about. You know, the origins of the brand, the first shoe ever created was actually a road shoe. But the brand really became known on the trail with our Lone Peak trail shoe. And that's really the shoe that put us on the map and has allowed us to have the exponential growth that we've had. And what we're doing now is we were trying to take all of our key learnings and the success over the last 10 years and really bring that to the road. So we have a new shoe that we're launching in November of this year. It's called the Via Olympus. So it's built off of the platform of the Olympus trail shoe. And we'll do more of that over the next coming seasons. So trail represents only 1/10 of the size of the road running shoe market. We are dominant market share on the trail. We're 25% market share. And so we feel as though when we apply all of our learnings and our technologies to the road, that we're confident that we'll continue to build and really start to take a bigger piece of that community on the road as well. So we have, over the next 3 seasons, we have some really exciting products that we're gonna bring to the market that is gonna open up our aperture to more of that road community. So we're very excited about the future. La scarpa in realtà è disponibile nei negozi specializzati da qualche giorno e ho chiesto ad Andrea quali sono secondo lui le caratteristiche che la rendono vincente. Ma no, direi assolutamente una scarpa trail, ma forse perché noi intendiamo i trail, proprio le corse in montagna e tutto, ma in effetti correre nei boschi così secondo me sono perfette, perché a me sembra che abbiano un ottimo grip, anzi fin troppo per correre su pista bianca. Secondo me danno il loro meglio corsa sull'erba o dentro nei boschi, tipo davvero noi qua abbiamo il Parco Groane, con della pista bianca un po' più ciottolosa, parti davvero di trail, quindi di single track, dentro nel terreno fresco, anche adesso che arriva la pioggia, abbastanza mollo e fangoso, quindi secondo me più da quei percorsi lì. La vedo male sull'asfalto, non per altro perché con tutte le scarpe da trail che ho avuto, quelle poche volte che sono uscito sull'asfalto che nevicava e compagnia bella, mi mangiava via tutta la, come si chiamano, tutte le parti di grip, quindi la sconsiglio sull'asfalto. Su pista bianca secondo me fa il suo, però dà il meglio di sé nei boschi, diciamo. Boschi e comunque anche nei trail, perché l'intagliatura è importante. Prima di capire se suggeriamo lo stesso numero o mezzo numero in più, ho chiesto al fondatore di Altra, con il quale ho avuto la possibilità di parlare, Brian,
durante l'Ultra Trail del Monte Bianco se suggerisce e come gestire il numero per queste tipologie di scarpe. Our fit is so different. You know, most brands are very the same, right? And we're different. And so trying to get that sizing right, you know, from both us doing innovating and doing something different is difficult, but also the consumer is used to this and now they're experiencing this. So you just, do you size up, do you size down? And so it is par for the course. It does happen, some of the sizing, but I think we're getting better. And I also think that the consumer is understanding our fit better than they were, you know, say 5 years ago with that foot shaped toe box. Secondo te, Andrea, stesso numero o mezzo numero in più? No, guarda, ci sto dentro giusto, quindi secondo me ci sta lo stesso numero. Come hai visto invece l'intersuola in Ego, che secondo me è molto reattiva, l'abbiamo già vista sulla Mont Blanc, ma anche su questa secondo me ci corri forte. Allora, ce n'è tanta, è abbondante, è una buona mescola, è morbida. È morbida al tatto, poi al piede comunque si sente che è un pochino più duretta, che non crea problemi, anzi forse sempre per la storia che abbiamo detto di correre nel parco aiuta. Ha una conformazione strana anche la parte di mescola che hanno inserito nell'intersuola, e devo dire che mettendola così strana dopo dà una bella impostazione di corsa di avampiede, che poi vabbè, quello che si va a ricercare nelle scarpe di altre, quindi direi che hanno fatto questa, non lo so, hanno calibrato la mescola in una certa maniera per far correre ancora più di avampiede. Quanto hai apprezzato la protezione di questa scarpa, che comunque è zero drop? Beh, protezione data dalla schiuma secondo me è ottima, perché comunque accoglie bene il piede, è un po' più cuscinosa rispetto alle altre, che mi piace di più. Quindi direi che il piede si sente bello coccolato dentro, bello avvolto anche dall'intersuola oltre che dalla tovaglia. E invece come hai visto la tovaglia e cosa ne pensi della calzata? Tovaglia un knit, praticamente non ci sono cuciture, c'è qualche parte credo fatta apposta per farla bagnare il meno possibile qua nella punta e sui lati. Credo che sarà per quello, comunque un pochino più di resistenza. La tovaglia è fatta molto bene, cioè ti direi semplice, ma so che c'è un lavoro dietro, è fatta per non creare problemi al piede. Infine, come hai visto il battistrada di questa scarpa, secondo te la utilizzeresti in quali condizioni? Ma battistrada molto, con un carro armato molto importante. Ripeto, la utilizzerei in condizioni difficili dove non c'è asfalto. Dove non c'è asfalto non perché scivolano, ma perché le consumerei troppo e perderei la sua peculiarità. Quindi davvero le utilizzerei o su pista bianca o su erba o top in montagna e nei boschi. Sto pensando che secondo me potrebbe essere top anche per le campestri non troppo fangose, per chi non vuole metterle chiodate. Distanze? Secondo me è una daily trainer, quindi qualsiasi corsa che faccio su quei percorsi che abbiamo detto prima, secondo me da 1 a 100.000. Dal mio punto di vista questa scarpa è sicuramente molto meno bipolare del Mont Blanc, che invece aveva un problema di bloccaggio del piede nella parte posteriore e secondo alcuni anche di allacciatura della scarpa stessa. Sappiate che l'intersuola Ego vi consentirà di correre velocemente, non credo che comunque vogliate farlo, perché questa scarpa in realtà vi permette di correre tutte le distanze, tutti i ritmi, e soprattutto in questa stagione autunnale vi permette di avere una trazione perfetta e soprattutto di essere utilizzata durante tutte queste giornate uggiose durante le quali non si sa mai se piove o non piove. Io la suggerisco a tutti quelli che vogliono correre le lunghe distanze, ma anche magari, perché no, correre nel parco la domenica mattina. Credo che possa essere anche un ottimo acquisto per essere utilizzata durante le passeggiate con la moglie. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Oggi il mio coniglio non ha nemmeno voluto partecipare alla recensione. Ciao, alla prossima.